Ascanio! Ascanio! Apri! Lasciami! Ascanio! Lasciami! Che succede? Non ti azzardare mai più a toccarla, viscido bastardo! È lei che non si deve più azzardare a toccare un mio schiavo! Mai più! Sta più attento a tua figlia! Attica, amore mio, come stai? Ti ha toccato? Ti ha fatto del male? Non l'ho toccata! Io rispetto la legge! Se la vedo un'altra volta con il mio schiavo, chiederò l'applicazione del decreto Claudiano. Non lascerò mai che mia figlia diventi tua. Scordatelo, Caio! Mi chiamo Tina, ma tanto per essere chiari, non è il mio vero nome. Loro sono Ariel e Giada e sono la mia famiglia. Sono partita tanti anni fa da un piccolo paese della Moldavia e ho passato la maggior parte della mia vita in fuga da qualcosa. Tutto quello che avevo. Nonostante tutto, mi ritengo una persona fortunata. Non ho ancora smesso di sognare. Figlia mia, Caio è un uomo cattivo. Gli ho visto compiere atrocità in giro per l'impero, sta attenta. Tu conosci la legge. Se lui riuscirà a dimostrare che hai frequentato il suo schiavo per 3 volte, senza il suo permesso, diventerai di sua proprietà, una sua schiava. Perderai ogni diritto. Padre, conosco la legge, non voglio diventare sua schiava, ma io lo amo. Pensi che ora farà del male a Cleto? Andiamo? Dai, su, qua. Dai, dai, dai. Ciao, vieni, 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 vieni. Dai, corri, mamma. Dai.
C'è qualcosa a Pompei che rende speciale anche il gesto più banale. Qui ho scelto di venire a nascondermi. E bravo il mio Cleto. Ti è bastata la lezione, schiavo maledetto? Dovrei fare una cosa per me, qualcosa che ti farà evitare la mia frusta. Che c'hai? Niente, tranquilla. Dai, la conosco quella faccia, che è successo? No, la sono solo stanca. Che ti ha chiamato? No, nessuno. Dai. Niente, sono uscita con uno, però, sai. Beh? Mi piace. Pure non lo so, che lui mi capisca, che lui... Ti sei innamorata. Comunque, guarda, ti do un consiglio. Divertiti con questo. Lui è serio, è una persona che vogliono vivere di quelli che appena sanno quello che fai ti mollano. Grazie, sei proprio gentile. Bruto! Vieni, siediti vicino a me. È un onore, padrone. Ma quale padrone? Non avrai più padroni tra un po', amico mio. Ti aspettano gloria e successo, donne e onori. È troppo presto per parlare di questo, padrone. Ma Bruto, sei il gladiatore più forte di Pompei, lo sai anche tu. Il tuo decimo incontro sarà una formalità. Dobbiamo pensare al futuro, al nostro futuro. Quelli come me non ce l'hanno un futuro. E come? Se vincerai il tuo decimo incontro nell'arena, la consuetudine vuole che io ti conceda la libertà. Dobbiamo parlare di affari. Affari? Mi prendi in giro, padrone? Che genere di affari può fare un padrone col suo schiavo? Affari, sì. Voglio che continui a combattere per me, ma da uomo libero. Tu andrai a Roma, combatterai nell'anfiteatro Flavio, avrai donne e sesterzi. Il tuo nome diventerà famoso per tutto l'impero. E tu? Allora,
Facciamo così, Bruto. Tu rimani in vita e avrai tutto quello che uno nato schiavo non ha mai avuto nemmeno il coraggio di desiderare. E adesso godiamoci la festa. Salute. Attica! Attica! Chi sei? Svegliati! Cleto! Che bella sorpresa! Entra dalla porta della stalla! Scendo subito, amore mio! Cleto! Finalmente, amore mio! Il mattino dopo, ogni notte passata al bar, sembra sia passato un anno. Mi piace ballare, ascoltare anche, ma le storie delle uomini della notte non vanno via con la doccia. Le luci sono spente. La gente ha appena finito di mangiare. Quello che resta è la mia solitudine. Cercateli dappertutto. Devono essere da queste parti! Ah, ecco dove eri finito, dannato schiavo! Ancora con questa lana! Che succede? Che succede? Questa è casa mia! Mi dispiace, Attica. Perdonami. Prendeteli! No, no! Cleto, amore mio! Portatela davanti alla legge. Voglio giustizia! Dura, Lex. Sad Lex. Caio maledetto. Pagherai per questo.
decidi in cielo sta compagna vostra. Che ha già perduto sonna fantasia, che penso sempre che tutta vita mia in cielo volesse vincere, ma non c'è saggio. Voglio bene, voglio bene assai, vicino in cielo, che non mi scordo mai. Tina, finalmente. Ciao. È ora che ti sto a cercare. Senti, ma che bello sto posto. Ciao tesoro. Tieni. Grazie. Prego. Tappa una cazzata. Gli uomini certe cose non le capiscono. Ma perché gli devi dire la verità? Io ci credo all'amore. L'amore. Ma poi scusa, quello che è passato, basta, non esiste più. Tutte le volte che ho cercato di tenerlo nascosto, oppure quando già ero innamorata e uscito a gala, sono stata lasciata, abbandonata, cacciata, massacrata. Vabbè, ma così ti dai la zappa sui piedi? Sì, però almeno sai com'è. Adesso sono in tempo, io lo dico, e lui può scegliere. Perché dici? Io voglio essere accettata per quello come sono oggi. Io ho bisogno di questo. Qui ci troviamo all'interno del Macellum, il mercato della carne e del pesce, edificato nel primo secolo d.C. Però presumibilmente si pensa che qui c'era anche il mercato degli schiavi. Infatti sono stati rinvenuti due carchi che dalle sembianze si presume siano degli schiavi. Ci mettiamo sedute qua? Sì. Ammazza, che impressione! Perché a loro li hanno presi proprio all'ultimo momento, l'ultima azione che facevano. Pensa a quelli che stavano scopando, l'immagine. Ma secondo te, con tutta la paura che avevano, loro pensavano a scopare? Dipende che ti capita, magari stai con uno bravo. Perché no? Ultima volta almeno lo fai bene, no? Bruto, hai pensato alla mia proposta? Sì, sono qui proprio per questo. Ci ho pensato e accetto. Ho passato tutta la vita nell'arena ed è lì che morirò. Non voglio invecchiare zappando la terra. Saggia decisione.
Ne riparleremo. Ora ho da fare. Come sta la mia dolce Attica? Non mi toccare! Non mi toccare! La mia nuova schiava ha la grinta di una lupa. Io e quel codardo di tuo padre abbiamo servito l'impero insieme. Lo sapevi? Non sei degno nemmeno di nominarlo, mio padre. Che tu sia maledetto, bastardo! Taci, schiava! Tu sei mia! Ho il potere di vita e di morte su di te. Posso decidere di ammazzarti o lasciarti in catene come una cagna quanto voglio. Cagna maledetta! Se ti comporti come un animale, meriti di essere trattata come un animale! Ma tu come sei arrivata fin qua? È una lunga storia. Cioè? È pesante da raccontare, cioè. Certi ricordi, guarda. Dai, dimmi. Niente. Ero giovane, stupida, innamorata. E mi sono sposato uno stronzo. Che mi ha venduta come un sacco di patate. In che senso ti ha venduta? Tutto il senso della parola mi ha venduta. Cioè? Allora, noi ci siamo sposati e ci serviva il lavoro perché il mio paese non c'era. E niente, così abbiamo deciso di andare all'estero. E come c'erano delle persone che piavano le coppie, le famiglie sposate, e le spedivano la raccolta della frutta e della verdura. Abbiamo deciso che è una buona idea, ci siamo andati da questa gente che ci hanno promesso mare e monti, ci hanno fatto, cioè a me mi hanno fatto il visto mentre a lui non arrivava. Così lui ha deciso che io dovevo partire per prima. E dopo magari, sai, col tempo l'avrei portato pure a lui. E allora che è successo? Io sono partita con altre donne, solo che noi siamo arrivati in Turchia. Lì praticamente ci hanno rinchiusi, ci hanno menate, hanno fatto di noi quello che hanno voluto. Cioè, come delle bestie. Il bello è arrivato quando sono ritornata nel mio paese. Il mio amato maritino ha raccontato a tutto il mondo dove ero e cosa facevo. E così praticamente sono venuta in un certo senso ripudiata sia da lui che da tutto il paese.
Niente, a quel punto sono andata in capitale con la speranza di trovare qualche lavoretto lì. Però come al solito, le porte tutte chiuse in faccia. Ho visto un'agenzia, sono andata lì. E lì praticamente mi hanno detto sempre all'estero. Dico, fammi provare, magari non è tutto sto male. Mi hanno chiesto di portarmi il passaporto, me l'hanno preso. E mi hanno messo con altre ragazze là. Dove? Diciamo che era una specie di appartamento, però terribile proprio. Un macello. Vabbè, quando ci hanno fatto salire sul pullman, lì ci ho capito che la fine era uguale. Però non sapevo la destinazione. E poi mi sono trovata qua. Su una buia strada. Cioè? A battere. A me mi pare che sta per traverso. Ah, queste erano quelle che lo facevano per traverso. Ma sì. Che cazzo stai dicendo? Vieni a vedere questo, guarda. Che piccoli che erano. Infatti, cioè, come cacchio facevano su questa pietra così? Oddio. Vedi? Questa sono io da sposa. Sei carina, amore. Ma quanto tempo fa era? Di preciso, non so, aspetta un attimo. Un 10 anni, 12. Che piccola. Infatti. Piccola. Questa è tua madre. È stupida. Questa è tua sorella? Sì. Si vede un po' simile. Perché tu hai visto le foto da adesso. Era piccolissima lei. E poi? Che è successo? E poi niente. Non lo so, ero stupida, ero ingenua, di queste cose non ne sapevo niente. Nessuno nel mio paese che ne parlava, oppure non si sapeva, non si sapevano. Nel mio paese c'era questo ragazzetto che era emarginato e lui quella sera, prima che io partivo, un giorno prima, è venuto a casa mia e cercava di dirmi che mi mandano a prostituzione in Turchia, ma che cazzo ne sapeva che significa la parola prostituzione? Cioè, io non lo sapevo fino a quel periodo, non avevo idea che significa fare la puttana.
Ma non sto scherzando, eh. Niente, sto ragazzetto è venuto e mi ha detto però mio marito l'ha preso a cazzotti. E io lì dovevo capire che ci stava qualcosa che non va. Però... poi tutto il viaggio, cioè noi siamo stati venduti da mani a mani. Siamo passati, esempio, un maniaccio qua, un maniaccio di là, ognuno ti pigliava, pagava, ti pigliava, pagava, ti pigliava, pagava, giustamente. Cioè, praticamente siamo partiti dal paese, non so, un valore di 100 euro per ogni persona. Eravamo 5 donne. Che poi in Turchia, quando siamo arrivati, non so, il costo era 300 a testa all'incirca. Chi era più vecchia era 200-250 dollari. Poi siamo arrivati in quel cazzo d'albergo. C'era questa donna rumena, cioè bella di viso, ma appena la vedevi sapevi che è una delinquente, cioè senza... mi metteva paura. Ci ha fatto accomodare questi aguzzini suoi, amichetti suoi, parenti suoi stavano intorno a noi. E lì ci ha detto la bella verità. Solo che ho sperato fino all'ultimo che non fosse così. Fino all'ultimo. Cioè, nemmeno quando me lo diceva, quando lei mi ha comunicato questa bella notizia che gli appartenevo, ero la sua proprietà. Io ancora, cioè, non ci credevo. Veramente, io ancora non ci credevo. Ci siamo rifiutati parecchie volte e ognuna di noi è stata massacrata di botte, violentata e non violentata, ma straviolentata, non so se rendo l'idea. Straviolentata vuol dire dappertutto. Gente di Pompei, pompeiani, ecco a voi la dolce Attica, educata e cresciuta da romana. Bastardi, bastardi, che mi dai, mi maledicano. Per questa focosa romana si parte da 5 sesterzi. Forza, gente! 6 sesterzi, 7 sesterzi. Vi piace la dolce Attica, eh? Non ve la lasciate sfuggire così. Forza, fate le vostre offerte. 10 sesterzi. Ecco un uomo che sa apprezzare il bello. 10 sesterzi per la focosa romana. Chi offre di più? Nessuno offre di più? Hai fatto un affare, Africanus. La romana è tua. Per la gioia degli amici del tuo bordello. Ma perché non me l'hai detta mai sta cosa? Non è una cosa di quale posso parlare facilmente perché a me mi fa male. E ci soffro molto su questi ricordi. Ci soffro. Niente, quando sono tornata io sono andata da mio marito. Merda. Lui lo sapeva, un figlio di puttana lo sapeva. E l'hai rivisto e che gli hai detto? No, mi dava la puttana, che lui con una puttana non ci vuole vivere. E lui comunque mi ha puntato il dito addosso. Cioè, lui nemmeno sa quante violenze ho subito io là. Sai, però, da una parte ti invidio perché... No, ti invidio perché dopo tutte queste cose che hai subito ti riesci ancora a innamorare. Io ho bisogno di amare. Ho bisogno di essere amata. Anzi, sarebbe più corretto, io ho bisogno di essere amata. Vabbè, che c'entra, tutti hanno bisogno di essere amati, però... cioè, non riesco a capire come fai ancora a credere nell'amore, cioè, io... Ma questo qua tu dove l'hai conosciuto, sto Alex? Fammelo vedere un po'. Ce l'hai una foto? Sì. Ma ti ho detto che ce l'avevo. Ma dove l'hai conosciuto? Come ti sembra? È giovane, però. Troppo.
Allora, ti dico la verità, l'ho conosciuto su Facebook. Sì, ti sembrerà strano perché con tutti quelli del locale proprio questo non c'entra niente. Salve, mi dà un biglietto per favore? Grazie mille. Ciao. Grazie. Attica, la figlia di Ascanio. Una donna romana, elegante e pulita. Com'è possibile? L'ho comprata da Caio. Se la faceva con uno dei suoi schiavi. È diventata schiava per il decreto Claudiano. Che meraviglia! Oh.
Spero che valga quello che chiedi. Ehi, gladiatore, perché mi non stai spillando una forza? Africanus. Oh, sì, sì. Voglio la romana. Cosa significa? C'ero prima io! Spero sia la tua ultima puttana, gladiatore! Come sei finita in questo inferno? Non farmi del male, ti prego. Amore mio, ho capito di essermi innamorata di te e voglio raccontarti una storia. A 18 anni ho sposato un uomo che pochi mesi dopo mi ha venduto per $100 a delle persone cattive. Sono arrivata in Italia sui gomoni degli albanesi e di colpo una notte mi sono ritrovata in una strada buia di Pompei. Dovevo prostituirmi e stare zitta. Avevano il mio passaporto. Non conoscevo una parola di italiano e avevo tanta paura. Un giorno, grazie ad un cliente, sono riuscita a scappare. Non potevo tornare al mio paese e cercai Giulia, una mia cugina che viveva a Roma. Stavolta ero libera, ma non felice. Anche lei si prostituiva. Dovevo sopravvivere e ricominciare con la vita. Un giorno un amico mi dice di aver fatto un buon affare. Le ero costata 3.000 euro. Giulia mi aveva venduta come un animale. Ho pensato alla morte. Una notte poi è arrivato Lucio. Era diverso dagli altri. Mi cercava sempre ed era gentile. E ci innamorammo. Andammo a abitare insieme. E ho pensato di poter essere felice. Stai bene? Che bello! Bravo! Quando finisce la fiamma scoppia una bomba.
dipingo, senza aver mai imparato a farlo. Disegnare le cose mi dà l'illusione di possederle. Mi fanno male. Cioè, la prima botta è stata il zigomo qua, che mi ha dato uno schiaffo, mi ha afferrato qua la mano e mi ha dato uno schiaffo. Dopo mi ha acchiappato i capelli, mi ha afferrato il collo e di nuovo con l'altra mano i capelli di qua. Ha cercato di darmi un cazzotto in faccia, io mi sono parata e mi ha colpito qua. Poi un altro cazzotto mi è andato qua e qua mi ha colpito. Tanti, tanti, non so, 5-6 me li ricordo, ma dopo non mi ricordo più niente. Amore, sì, guarda, scendo subito, scendo, scendo, va bene? Dai, ciao, 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 un bacio. Sì, qual è il mio destino? È come campo. Come campo, sì? E quando dipingo? Pomeriggio. Ah. Ave, Caio. Ave, Bruto. Sei pronto per l'incontro più importante della tua vita? Le cose cambieranno per te. Sarai un uomo libero e ricco. Sono un gladiatore. Se non sono pronto, sono morto. Cinico e invincibile. Hai la mia parola. Combatterai per me a Roma. Non so se questo guerriero ha ancora forza per combattere altre battaglie. Cosa stai dicendo? Bruto, sei impazzito per caso? Dico che se vincerò il mio decimo incontro sarà anche l'ultimo. Ma come? Ho preso la mia decisione. E la gloria? Non mi importa niente della gloria. La gloria. Non ci faccio niente con la gloria e non allunga la vita. Incontrerò qualcuno più veloce di me. Non voglio morire tra le risate e gli applausi dei romani. Ti aspetta la miseria. Tutto quello che sai fare è uccidere. Se questo è veramente quello che vuoi, va bene. Ma voglio che tu me lo confermi prima di entrare nell'arena. Ora vattene. Ho altro da fare. Maledetto schiavo, buono a nulla! Yeah.
Alex, ho visto tante cose strane oggi, ma non ho avuto il tempo di dirti niente. Ci sono tante cose che non ti ho detto. Com'è breve la vita. Per questo dovremmo godercela. Quando sua madre ha saputo la mia storia, si oppose in tutti i modi. Suo figlio meritava una donna diversa da me. Io ce la faccio tanto. Ah, più pulita questa cosa. Ti odio. Ti detesto. Ogni tanto, cioè. Ancora? Già 24 ore, cioè 7 ore mi dedico a detestarti. Lei raccontò a tutti che ero stata una prostituta. Il padrone del bar mi licenziò. E anche Lucio alla fine mi lasciò. E alla fine di una litigata mi disse che mi avrebbe lasciato dove mi aveva trovata. Me ne andai per sempre da lui. Non so quanti chilometri ho viaggiato quella notte. L'avevo amato veramente, ma era finita. Giravo l'Italia come una pazza. Mi dispiace. Non so che dire. Voglio solo che quando guardi questa cassetta, rimane un ricordo bello di me, anche se ti ho trattato sempre male. Non meritavi quello che ti ho fatto. Però, che potrei aspettarti da una come me, dimmi. Ed un giorno, al telegiornale vide la notizia che Giulia era morta, assassinata in un appartamento da qualcuno che non aveva lasciato le tracce. La polizia mi chiamò a riconoscere il corpo e dissero che c'era il funerale da pagare. Ave Bruto. Così è arrivato il grande giorno. Sei pronto? Ave Caio. Il tuo destino può essere ancora luminoso, guerriero. Cosa hai deciso? Il Colosseo, Roma, la capitale di un impero, aspetta di osannare la tua daga. Ho deciso. Se esco da questa arena, la mia vita sarà modesta. Non vedrò mai la capitale. Lì dentro sopravvive solo chi ha più fame, ed io spero di averne sempre meno. Va bene, spero non sia proprio la fame a farti pentire di queste parole. Se è così, rispetto la tua decisione, Bruto. E ti invito a brindare con me. Riconosco il tuo talento. E a questo voglio brindare con gli dèi. Ero l'unico parente e servivano circa 5.000 euro. In Moldavia non li aveva nessuno, e nemmeno io. Ma sapevo come procurarmeli. Li chiesi in prestito a persone che mi costrinsero a ritornare in strada. Per l'ultima volta.
Ho imparato a ballare ed ora lavoro in una sexy disco. Il resto della storia la conosci. Questa sono io. Se alla fine di queste parole vorrai sparire dalla mia vita, sappi che lo capirò. Tina. Ave Pompei! Ma ti rendi conto che gli stai a dire? Ma che ti credi che quello viene da te e ti dice amore mio, adesso ti salvo? La verità. Ho capito, cioè questo la legge scappa. Cioè, ma ancora non hai capito come sono fatti questi? Ho capito. Io te lo dico per te, eh. Ma io ho bisogno che lui sa la verità, perché è una cosa dentro di me. Cioè, mi sento schifata, cioè, come se... Come se una cosa, non so, non vera. E io voglio qualcosa di vero. Ma proprio perché ti piace tu non devi... Non devi dire chi sei. Sì, ma se non lo dico dopo, che succede? Vivo con la paura? Che cazzo mi serve ma sta paura? Io già sto soffrendo abbastanza, già la vita è una merda. Cioè, così almeno sai... O è o non è. Purtroppo... Sicuramente non è. Perché non esiste un uomo che accetta sta cosa. Lo so, però almeno evito di soffrirne di più. Tu immaginati se lo scopre, non so, dopo 7 anni, magari con un figlio tra le braccia, che faccio? Ma perché lo deve scoprire, scusa? Perché ci sarà sempre un momento quando lo scoprirà. Oppure io penso che riuscirò ad andare avanti pensando sempre a queste cazzate, a questo passato di merda.
No, io ti capisco, però purtroppo lo perdi sicuro. Lola, lo so, però conto molto sul suo amore perché so che mi ama. E magari mi capirà, magari sai... Magari... Sei ingenuo. Io, guarda, non ti voglio intristire, però non c'è uomo che possa accettare di stare con una donna che ha passato quello che hai passato tu, quindi ti conviene soltanto nasconderlo. Sembra che gli dèi e il Monte Vesuvio ce l'abbiano con Pompei oggi. Caio, sto per morire. No, sei troppo prezioso per morire così. Hai vinto il tuo 10° incontro. Sei un liberto. Ho messo un veleno nel tuo vino. Che gli dèi ti maledicano. Distruggano te e questa città maledetta. Non sprecare il fiato, gladiatore. Ecco l'antidoto. Le ferite guariranno e il veleno sparirà. Ma tu devi rinunciare alla libertà e continuare a combattere per me. Verrai a Roma. Caio, maledetto. Ho combattuto tutta la vita per morire da uomo libero. Tieni il tuo antidoto. Sono già morto una volta. Non intendo farlo di nuovo. Crepa da solo, allora. Ascanio! Caio! Il tuo destino ti viene incontro. Non lo fare! Ho seguito solo la legge! Sono un cittadino romano! La legge non conta prima della fine del mondo. Ora sei cibo per i vermi, cane maledetto! Che succede? State fermi, non è il terremoto. La montagna sta fumando e sta piovendo cenere. Meglio stare dentro. Dentro? Io me ne vado! È tu pericoloso. Sei pazzo! Fuori è coperto di polvere ardente. Meglio rimanere dentro al sicuro. Io non rimango un secondo di più! Non voglio finire come un topo! Dove vai, puttana? Non penserà mica di scappare. Lasciami! Lasciami! Dobbiamo andarcene! Sta crollando tutto! Se non usciamo da qui, moriremo! Non posso! Ho un patto con Bruto. Ha vinto il suo 10° incontro e ha promesso di pagare la tua libertà con il suo premio. Guarda fuori dalla finestra! Moriremo tutti! Dobbiamo scappare subito! Non c'è più tempo! Tu non andrai da nessuna parte. Africanus, ti prego! Aprimi, ti prego! Aprimi! Hai finito di sfruttarci, bastardo! Ferma! Ferma! Ormai è morto, dobbiamo andare! Aiuto! Ma cosa fai? Perché ti sei fermato?
Ci dobbiamo muovere, è pericoloso! Aiuto! Mettiti in salvo! Brucia! Tutti dei siano con te! Non essere figlio! Potrebbe essere morto! Ho già fuggito da uomo libero! Dobbiamo andare! Lasciami! Non è possibile! È successo qualcosa, altrimenti sarebbe già qui! Devo andare a cercarlo, non posso lasciarlo solo! Guardi che non lo fai! Torna indietro! Non mi chiamo Tina. Ma questa è la mia vera storia. Ed è così che ho deciso di viverla. Sto per morire. Aiuto! Fuggi. Non fermatemi! Lascia la città prima che sia troppo tardi. No, non ti lascerò mai più.